Eravamo rimasti. Terminare montando il relè e il trasformatore. Al termine del montaggio effettuare un controllo di qualità per evitare qualsiasi incertezza, sin dal primo collaudo. Vedete tutti i segnali del circuito. Pedinature e curve caratteristiche del 4060. L'accoppiatore ottico 4N35. Tutte le curve di risposta, diciamo così, del circuito. Il 4060 è l'andamento delle sue uscite. Poi, montaggio finale. Come al solito, la scelta del contenitore è appannaggio di chi realizza, scusate, noi possiamo dare solo dei consigli. Che forse si dice è appannaggio di chi realizza. Noi possiamo dare solo dei consigli ed appunto per questo che la foratura del fondo del contenitore realizzata secondo le indicazioni di figura 5 è puramente indicativa. Preparare gli ancoraggi per il circuito stampato mediante distanziali realizzati. Mediante distanziatori realizzati utilizzando viti e dadi da 3 mm. Questa soluzione facilita la regolazione in altezza della basetta e inoltre utilizza elementi molto comuni. Eseguire le forature posteriori del contenitore per il fissaggio della morsettiera di raccordo con due viti da 3 mm. E per permettere il passaggio dei relativi cavetti. Un'osservazione relativa al LED di controllo potrà essere saldato direttamente ai due spinotti contrassegnati L più L meno, oppure incollato al coperchio e collegato con due conduttori agli stessi punti. Realizzare il cablaggio secondo le indicazioni di figura 6. Questa operazione non presenta particolari difficoltà, ma è comunque preferibile utilizzare conduttori di colori diversi. Andiamoci a vedere la figura 6, cosa dice. Figura 6, eccolo qui, cablaggio dell'impianto, figura 5, piano di foratura del fondo del contenitore. Figura 7, installazione del circuito in un impianto di riscaldamento. Disposizione dei componenti, anche il trasformatore viene montato sul circuito stampato. Viene montato direttamente sul circuito. Una soluzione adottata molto spesso in ambito industriale, in ambito specialistico. Vedete, si monta trasformatore direttamente sul circuito. Questa operazione non presenta particolari
difficoltà, ma è comunque preferibile utilizzare conduttori di colori diversi. Dopo un ultimo controllo, non rimarrà che inserire C1 nel suo zoccolo, badando ovviamente al suo corretto orientamento. Installare la scheda nella sua posizione definitiva e bloccarla ai suoi sostegni a vita. Collegare il circuito all'impianto esistente seguendo le direttive di figura 7. Consigliamo vivamente di interrompere la tensione di rete durante questa operazione. La pompa di circolazione non sarà più alimentata direttamente, ma attraverso i contatti AMATT del nostro circuito. Messa a punto. Ridare la tensione di rete all'impianto e regolare il termostato d'ambiente nella posizione di massimo, 26 gradi centigradi, allo scopo di chiudere il suo contatto. Dopo alcuni secondi il LED deve accendersi in permanenza. Il LED deve essere eccitato e la pompa di circolazione alimentata. Regolare il termostato alla posizione di minimo per interrompere il suo contatto interno. Dopo alcuni secondi il LED deve iniziare a lampeggiare. Intanto che il relè rimane eccitato, segnalando il funzionamento della pompa di circolazione. L'unica regolazione consisterà nell'aggiustare l'RSAT in modo da ottenere un periodo di accensione dell'alto di 4,6 secondi. Vedi i particolari nel diagramma che rappresenta i diversi segnali. In questo caso non è necessaria un'eccessiva precisione, sarà sufficiente un semplice orologio per regolare l'asset in modo da ottenere per esempio 10 accensioni nell'arco di 46 secondi. Questa realizzazione è particolarmente facile da mettere in opera, sarà preziosa. Scusate, per tutti gli utilizzatori di un sistema di riscaldamento centralizzato, per evitare il funzionamento continuo ed inutile dell'impianto di circolazione durante le mezze stagioni o di notte, quando il riscaldamento viene ridotto. In figura 8 sono disegnati gli oscillogrammi rilevati, scusate, nei vari punti del circuito, mentre nella figura 9 mostra la zoccolatura dei semiconduttori impiegati al diagramma temporale del 4060. Elenco dei componenti e passiamo al prossimo progetto. Rilevatore del senso di passaggio. Questo dispositivo non si limita a rilevare il passaggio di una persona o di un oggetto che attraversa una barriera a raggi infrarossi, ma precisa anche il suo senso di spostamento, emettendo anche un breve suono diverso per ciascuna direzione. Può essere utilizzato all'ingresso di negozi, case e corridoi. Il principio di questo rilevatore sta in una sorgente di raggi infrarossi, comportata di parecchi metri, che viene puntata in permanenza su due fotodiodi e ricevitori separati tra loro di qualche centimetro, disposti, come si nota dalla figura 1, perpendicolarmente all'asse di radiazione. Essi rileveranno perciò l'interruzione del raggio in caso di passaggio di una persona, con un leggero spostamento cronologico. A seconda del senso in cui avviene il passaggio, sarà l'uno o l'altro dei fotodiodi ad essere occultato per primo. Questo semplice principio diventa oggetto di un'opportuna elaborazione logica di cui lo sviluppo nello schema blocchi di figura 2. Vedremo con maggiori particolari che in questo schema sono integrate, scusate, un certo numero di sicurezze, per
per garantire in ogni caso un'affidabilità, scusate, assoluta di funzionamento. Il risultato dell'analisi, tanto qui vedete gli accettati, ci stavamo dicendo, verrà poi utilizzato per ottenere l'emissione di tre note successive.